ulteriori dettagli nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Agrigento che ha provocato l'arresto del sindaco di Licata, Angelo Balsamo. Abbiamo avuto modo di parlare direttamente sul posto. Angelo Balsamo, 57 anni, avvocato e sindaco di Licata, e Francesca Bonsignore, 54 anni, sono detenuti agli arresti domiciliari perché si sarebbero impegnati a truccare un processo civile per aumentare il risarcimento che l'assicurazione avrebbe pagato alla vittima di un incidente stradale. Oltre Angelo Balsamo e Francesca Bonsignore, è indagata a piede libero anche Mary Ann Casaccio, 40 anni. L'incidente stradale nel Mirino è stato subito dal figlio minorenne di Mary Ann Casaccio il 5 agosto del 2008 e nel procedimento civile innanzi alla sezione distaccata a Licata del Tribunale di Agrigento, Francesca Bonsignore avrebbe dichiarato falsità per favorire Casaccio e il figlio. Angelo Balsamo e Mary Ann Casaccio avrebbero promesso a Francesca Bonsignore benefici economici. La Bonsignore sarebbe stata corrotta perché come testimone dichiarasse: sì, ho assistito all'incidente, ho visto il minorenne che si è fermato con il suo motorino prima dell'incrocio, ha guardato che non venisse nessuno e poi ha ripreso la marcia. Nel frattempo ho visto arrivare un'automobile a grande velocità che, senza rallentare, ha investito il ragazzo al centro dell'incrocio. E la Bonsignore così ha dichiarato ai giudici. Dopo la presunta falsa testimonianza, Mary Ann Casaccio avrebbe consegnato a Francesca Bonsignore 200 euro come prezzo della falsa testimonianza concordata con l'avvocato Angelo Balsamo, difensore della Casaccio e di suo figlio. Quindi la compagnia di assicurazioni Unipol, con cui è stata assicurata la Fiat Panda del presunto investitore Michele Di Falco, sarebbe stata indotta in errore e la falsa testimonianza avrebbe procurato un ingiusto profitto a Mary Ann Casaccio per 29.341 euro e ad Angelo Balsamo per 4.092 euro. Quindi la compagnia assicurazioni Unipol avrebbe subito un danno complessivo di 33.433 euro pagati a Casaccio e Balsamo come risarcimento danni e spese legali. E non solo, Angelo Balsamo è indagato anche perché avrebbe denunciato ai carabinieri e incolpato falsamente, pur sapendole innocenti, Mary Ann Casaccio e la sorella Angela di tentata estorsione ai suoi danni, perché avrebbero preteso da lui 7.000 euro minacciandolo altrimenti di diffondere la registrazione di una conversazione delle due sorelle Casaccio con lui Balsamo il 29 gennaio 2013 nel suo studio legale, nell'ambito delle procedimento civile sull'incidente stradale. Agli atti dell'inchiesta vi è la registrazione della conversazione tra le due sorelle Casaccio nello studio dell'avvocato Angelo Balsamo e le due donne si lamentano perché avrebbero incassato dall'assicurazione meno soldi di quanti gliene spettasse per l'incidente stradale, avendo pagato anche una parcella più che raddoppiata all'avvocato. Balsamo, parlando con le clienti, avrebbe usato l'espressione incidente costruito e poi, quando l'intercettazione è stata diffusa, si è giustificato così: è stata solo una vanteria. Per ottenere un risarcimento o danni nei confronti di un minore che, pur avendo torto in un incidente stradale nel corso del quale aveva subito dei danni fisici, costruisce a tavolino una testimonianza inducendo questa teste a riferire al giudice cosa che non ha visto e comunque diversa dalla realtà dei fatti, e in tal modo si ottiene una sentenza favorevole sotto il profilo del risarcimento del danno a questo minore che aveva la sua responsabilità nell'incidente. E noi siamo tenuti soltanto ad pretendere il rispetto della legge e a sanzionare quei comportamenti che sono contra legem. Che poi questo avvocato fosse sindaco di Licata è qualcosa che è connesso a questa vicenda, e sappiamo che il prefetto, essendo stato da noi informato dell'adozione di questa misura cautelare, ha adottato un provvedimento di sospensione dall'incarico politico che esercitava in Licata.
Ho letto oggi su un quotidiano che aveva ricevuto da poco la toga d'argento per aver esercitato per 25 anni l'attività forense. Questo credo che sia soltanto un fatto di anagrafico relativo all'iscrizione nell'albo degli avvocati e in ogni caso ovviamente in quel momento non c'erano fatti che potessero sconsigliare chi che sia dal consegnare questa toga. Indagini sono state sostenute dal procuratore di Agrigento Renato Di Natale, dal procuratore aggiunto Ignazio Fonso e dal sostituto titolare del fascicolo Salvatore Vella e dai poliziotti della squadra mobile di Agrigento capitanata da Corrado Empoli.